Ciao, è ormai già online Elements, il mio secondo EP, a quasi 5 mesi di distanza dal primo, Pulse. Per chi non l'avesse ancora ascoltato, è disponibile su tutte le piattaforme digitali, insieme al mio nuovo lavoro discografico. Elements è un vero e proprio concept EP, ancor più ambizioso del precedente, che si proponeva di offrire un assaggio di vari generi attraverso differenti arrangiamenti di uno stesso brano. Elements rappresenta un viaggio, non in senso concreto e materiale come nel videoclip di Pulse, disponibile sul mio canale YouTube, ma in senso narrativo. Un viaggio nel racconto, un'esperienza musicale unitaria. Elements è infatti una sorta di suite moderna elettronica, che indaga per certi versi anche le debolezze dell'animo umano. Voglio quindi portarvi all'interno di questa narrazione e spiegarvi anche i significati simbolici musicali alla base della composizione dei singoli brani. Elements prende ispirazione dal racconto mitologico delle tre bestie divine Behemoth, Leviatano e Zizi, che in questo contesto si dipana attraverso tre atti, o movimenti, come si definiscono in una suite, che altro non sono che i brani stessi, ognuno dei quali prende il titolo dalla bestia ispiratrice e dagli elementi della natura, da cui il nome dell'EP, che contraddistinguono ogni bestia e di conseguenza anche lo spirito del brano. Andiamo dunque a illustrare la storia e le caratteristiche dei brani. Primo brano, prima bestia, il Behemoth, che rappresenta la terra e nella mia interpretazione è capace di attingere al magma del sottosuolo. Una bestia dall'aspetto al contempo agile e possente, un mostro dissimile da ogni altra creatura terrestre, una bestia minacciosa e pericolosa, ma quieta se non viene stuzzicata. Il Behemoth è caratterizzato da un temperamento forte e granitico, come l'elemento che lo rappresenta. Questa solidità è resa simbolicamente a livello musicale tramite una forte pulsazione ritmica a imbattere, a emulare anche la pesantezza dei passi del Behemoth, e in modo analogo è concepita anche la melodia. Questo primo brano è stato composto seguendo una forma strutturale molto simile a quella di una canzone pop, a differenza dei successivi due brani, più sperimentali in modi differenti. A impersonare il Behemoth è il sax tenore, mentre sia qui sia negli altri brani, gli altri sax, sostenuti dal sax baritono come elemento costante, sono presenti in sezione, come cornice d'arrangiamento. Passiamo al secondo brano, il nodo di mezzo che rompe la stabilità e l'equilibrio dell'ambientazione narrativa. Leviathan, rappresentante il Leviatano, appunto, bestia dei mari e dell'acqua in generale. Come già detto, ogni brano presenta un titolo secondario, tra parentesi, descrittivo degli elementi naturali di ogni bestia. Tale titolo è più particolare nel caso di Leviathan rispetto agli altri brani, in quanto identifica l'oscurità come elemento naturale, ed è determinante per la piega che la vicenda prenderà. È l'oscurità nascosta che si rivela e ci sovrasta nei momenti di crisi, ma procediamo per gradi. Il Leviatano è la bestia concettualmente contrapposta al Behemoth, dunque già la melodia si fa qui ritmicamente più altalenante e meno marcata, molto più sincopata, in levare, per rendere il senso di instabilità della bestia nella narrazione. L'arrangiamento in generale è molto differente dal primo brano, sin dalla prima sezione espositiva. A differenza del Behemoth, di Leviatani ne esistevano, secondo versioni del mito e l'interpretazione dell'EP, due esemplari, un maschio e una femmina. I due Leviatani erano, con molta probabilità, già singolarmente le bestie più potenti del creato, la dimostrazione della potenza divina del loro creatore. Quest'ultimo, rendendosi conto del rischio di distruzione planetaria nel caso le due bestie insieme si fossero ribellate, ne elimina dall'esistenza l'esemplare femminile, lasciando il maschio come unico Leviatano. Questo evento è preannunciato musicalmente da un momento di sospensione ritmica, fino all'inizio di una nuova sezione, differente nell'arrangiamento, che, pur morbida in termini di sonorità, entra in maniera molto netta, come un atto di rottura. Arrivati a questo punto, la narrazione è entrata nella svolta drammatica, umanizzando i sentimenti del Leviatano. L'esemplare maschio rimasto solo, nell'ambiente oscuro delle profondità oceaniche, si fa progressivamente pervadere dall'oscurità sviluppatasi nel suo animo per via del distacco forzato, guardando sotto un'ottica umana, dalla propria metà, la propria amata. Il fatto che ancora di più permea di questo significato e di questa interpretazione il brano Leviathan è l'averlo spontaneamente concepito durante il primo lockdown nazionale, durante il quale tutti ci siamo sentiti forzatamente separati da qualcuno e abbiamo sofferto il distacco dai nostri affetti e dai nostri amori. Ed ecco allora che la musica si è fatta molto più drammatica e cupa, mentre il sax soprano, forse il più romantico e intimo tra i sax, si fa voce del dolore e della tristezza del Leviatano.
del quale possiamo ascoltare il verso straziato, simile al canto di una balena. Momento di sospensione. È la quiete prima della tempesta. Il Leviatano, corroso dal dolore, dalla sofferenza, dalla tristezza e dall'ira, accende l'oscurità che è dentro di sé e inizia una rapida risalita che lo porterà a emergere con violenza fuori dall'acqua, durante quella che è una sezione musicale piuttosto concitata e dalle sonorità aggressive. Il Leviatano si scaglierà sulla terra, dove ridesterà il Behemoth. Inizia così l'epica battaglia nel terzo brano, che porta il nome di una terza bestia a completare il trio e che fa da bilanciamento tra le due precedenti creature. Così, mentre lo scontro si appresta a cominciare, dall'alto della volta celeste si inizia a scorgere la sagoma di un enorme volatile, l'uccello Ziz, che annuncia la sua entrata in campo lanciando il suo verso. Con la sua maestosa apertura alare, Ziz è in grado di oscurare sulla terra la luce del sole, ed è quindi associato agli elementi propri dell'ambiente celeste, quali l'elettricità dei fulmini e l'aria che con le sue possenti ali sposta e manipola. La battaglia entra nel vivo, con le bestie della terra e degli oceani a scambiarsi colpi. Il tema musicale di questo brano viene infatti presto abbandonato in favore di sole improvvisazioni. E noi possiamo così ascoltare l'alternanza dei soli di sax tenore, che come visto nel primo brano incarna il Behemoth, e del sax soprano, corrispettivo del Leviatano. Non è possibile fare previsioni su chi possa prevalere. Il Behemoth attacca per primo per difendere il suo ambiente, ma è il Leviatano la bestia più belligerante. E a ogni suo attacco il Behemoth risponde contrattaccando in maniera molto simile, come quando il Leviatano, il sax soprano, esegue una sequela di note in velocità e il Behemoth, il sax tenore, fa altrettanto nelle quattro battute immediatamente seguenti. Nonostante ciò, è ancora possibile notare la differenza di approccio dei due strumenti. Il Behemoth suona molto sul battere, il Leviatano molto sul levare. Alla fine dell'ultimo solo di sax soprano c'è una piccola citazione, un piccolo easter egg riguardante il mio precedente lavoro. Lo riconoscete? A questo punto si intravede uno spiraglio di luce. È infatti entrato il sax contralto che rappresenta lo Ziz, l'unica creatura capace di venire finalmente a capo del conflitto. Alla fine del brano, dunque, sembra essere tornata un po' di quiete. Ma che fine avrà fatto il Leviatano? Dalla musica, arte che si presta al potere dell'immaginazione e alle interpretazioni personali, volutamente non ci è dato saperlo, così che ognuno, all'ascolto, possa figurarsi il proprio finale ideale. Il Leviatano avrà perso dando riscontro della sua predestinazione all'estinzione e ricongiungendosi così alla propria amata, oppure sarà sopravvissuto a danno del Behemoth, riuscendo dunque a soddisfare la sua sete di vendetta su chi non c'entrava nulla con il suo dramma? O ancora sarà stato Ziz a prevalere in maniera neutrale e definitiva su entrambi? Ognuno può farsi la sua idea, ma quel che possiamo continuare a percepire dall'ascolto è in qualche modo il punto di vista dell'ormai cancellato Leviatano femmina, ridotto a uno spirito, un fantasma, o forse, in un'ottica più paradossalmente ottimistica, liberata dalla sua gabbia corporea, libera di aleggiare sul pianeta al di sopra del campo di battaglia. La suite si conclude infatti con un'ulteriore traccia, una bonus track, ovvero una replica di Leviathan a mo' di coda estesa, ma più corta rispetto al brano originale. Cinematograficamente parlando, è concepita come l'equivalente di una scena dopo i titoli di coda. Stiamo parlando di Leviathan Spirit Version, che a differenza degli altri brani non si concatena in maniera diretta con il precedente, da cui è più distaccato anche come tipologia di introduzione, tagliata rispetto all'originale. E rispetto all'originale è assente anche la sezione concitata che rappresentava la furia che aveva contraddistinto il Leviatano superstite, qui sostituita infatti da una sezione finale di soli archi, dal mood vagamente romantico, sicuramente triste e malinconico. Anche se il finale è a libera interpretazione, in questa versione ho lasciato un piccolo indizio che lascia trapelare quella che è la mia interpretazione riguardo l'esito della battaglia. Se la narrazione ci ha portato a interpretare il Behemoth come il personaggio paradossalmente positivo, con i suoi accenti decisi sul battere, e apparentemente più quieto, e il Leviatano come il personaggio negativo, con i suoi accenti più vaghi sulle varie e comportamentalmente più instabile, possiamo d'altro canto cercare di comprendere come alla base delle azioni negative, non giustificabili, del Leviatano vi sia un animo fondamentalmente buono, ma vittima del drammatico evento. Specularmente, dietro l'apparente tranquillità del Behemoth si nasconde un'aggressività ingiustificata, che attendeva solo l'occasione per essere sfogata. Dunque, mai giudicare dalle apparenze,
poiché, analogamente alle bestie divine, in quanto umani tutti siamo pervasi dagli stessi sentimenti, ma in misura minore o maggiore, o più o meno evidente o nascosta. Provando quindi a umanizzare le tre bestie, diventa più semplice rispecchiarsi in una di esse. Voi in quale temperamento vi rispecchiate maggiormente? Ho preparato un test che vi aiuterà a scoprire il vostro abbinamento caratteriale a una delle tre bestie. Lo trovate nel link in bio o nella storia in evidenza sul mio profilo. Spero di essere stato esaustivo e che tutti possiate trovare spunti interessanti in questo nuovo EP, disponibile su tutte le piattaforme online e i digital stores. Buon ascolto!